Ciao ragazzi, Fabio Bollini, leader di Leader, buongiorno. Come nel network marketing, chiaramente. E dove sono? Nell'industria più bella del mondo. Qua Fabio, direzione Modena, per il branch di Modena, direzione 1, siamo già a Bologna, stiamo andando a organizzare una grandissima serata di prelancio e questo video viene apposta per farti comprendere uno di quei valori fondamentali all'inizio del tuo percorso di network. Nel frattempo, visto che si sta collegando tanta gente, mi riprendo 5 secondi per ridarti il buongiorno. Buongiorno networker, a quest'ora se sei un full timer magari starai già lavorando, starai già prospettando, starai già facendo le cene con i tuoi leader, pianificando. Se sei invece un part timer non vedi l'ora che siano le 6 o le 6 e mezza per staccare dal tuo lavoro e andare a fare a inseguire il tuo sogno attraverso il network, nelle serate, nelle presentazioni, nei meeting, nelle cene. Benissimo, quindi benvenuto chiunque tu sia, di chiunque azienda tu sia, a qualsiasi livello tu sia. Questo video ti invita a valutare la legge di Pareto. Tu sai benissimo e conosci la legge di Pareto. Pareto è l'italiano più conosciuto nella storia, nel mondo, ma nessuno sa che è italiano. Pareto è italiano e dice sempre, c'è sempre un 20% di... è sempre il 20% che ti porta all'80% del risultato, è sempre il 20% di sforzo che ti porta all'86% del risultato, è sempre il 20% di skill principali che ti porta all'80% del risultato, è sempre quel 20% di indumenti che hai nell'armadio e rimetti per l'80% delle volte, è sempre quel 20% che porta all'80%, di continuo, sicuramente nel business vale anche questo, nel network ancora di più, soprattutto perché è un'industria dove la maggior parte, tutti partono part time e dove la risorsa scarsa è proprio il tempo, quindi cosa fare diventa determinante quel poco tempo che si ha a disposizione, vedere subito i risultati diventa fondamentale per quel poco tempo che hai a disposizione, per cui Pareto vive nel network marketing, è casa di Pareto, di Wilfredo Pareto, il network marketing è la sua casa. Ora, quale domanda si fa poca gente, pochi networker, che cosa devo fare io? O ancora meglio, al mio livello di carriera, qual è il mio 20% che mi porta all'80%? Qual è la skill, l'abilità del mio livello di carriera? E questa domanda qua può salvarti la vita, perché vedo tantissime persone nella mia azienda e fuori dalla mia azienda concentrarsi sulla skill sbagliata, concentrarsi sul diventare bravo nella cosa sbagliata, non per il suo livello di carriera, magari in qualcosa che ti serve dopo, in qualcosa che ti è servito o in qualcosa che non ti serve più ormai, quindi vedo qualifiche esagerate, ancora fare pratica, fare le presentazioni, dove quando sei un leader, dove hai iniziato a mettere gente full time nella tua rete, quindi hai gente che guadagna 3, 5, 10 mila euro al mese, non serve più niente presentare, non serve più per te, non devi diventare bravo, lo sei già, se non saresti al livello che sei, mentre viceversa vedo gente all'inizio mettersi in gioco in cose difficilissime, che sono cose che non servono, che spaventano le persone appena entrate nella tua organizzazione e che sinceramente prima di imparare ci vuole un anno e quindi tu in quell'anno smetti perché non hai risultati, non ti portano risultati a breve termine, quindi diventa fondamentale in questa industria qua imparare la skill giusta al momento giusto. Io l'ho capito sulla mia pelle perché ero arrivato a un livello di carriera, si chiamava Ambassador 2 stelle, si guadagnavo già tantissimi soldi, quindi piena zona di comfort, e mi chiedevo perché il business non crescesse. Non cresceva semplicemente perché non mi concentravo sulla skill giusta da imparare. Quella volta per me era iscrivere le persone agli eventi, quindi chiudere le vendite degli eventi. Non l'avevo mai fatto, non era neanche nei miei piani. Io promuovevo l'evento prossimo perché c'era, ma avere un obiettivo tangibile, misurabile e essere in focus come unica cosa che conta è proprio tutto un altro mestiere se lo fai in quel modo. Di lì ho imparato perché il mio mentore mi ha insegnato, non tanto dicendomi come si fa, ma dandomi 3-4 salassate nei denti che mi ricorderò per sempre, e quindi ho imparato da solo sul campo, senza training, perché comunque il networker impara facendo, però l'indirizzo me l'ha dato, me l'ha fatto notare molte volte. Quella skill ha portato il mio business da una qualifica a 6-7 qualifiche più su, addirittura triplicato il fatturato. Quindi la domanda che ti faccio è, e vorrei che tu mi rispondessi sinceramente nei commenti, qual è la skill dove ti senti magari latente e che dovresti imparare? Cioè che ti rendi proprio conto che è importante in questo momento al tuo livello di carriera. Se sei nuovo, la skill numero uno è l'invito, fine della storia. E l'invito segue un'altra skill, che è creare valore.
creare valore a comando, cioè creare valore per un evento, creare valore per un formatore, creare valore per un leader, è per quello che la gente viene, perché tu riesci a creare valore. Quindi l'invito ha una serie di skill da imparare dentro, sotto categoria dell'invito: creare valore, creare urgenza, creare scarsità. Ok, quindi c'è una, sempre una sottocategoria di skill dentro una più grande, però sicuramente per il nuovo è un invito. E magari per uno che ha iniziato a guadagnare 1.000 euro, sicuramente la skill del public speaking, quindi del presentare l'opportunità e di parlare in maniera efficace davanti alle persone, sicuramente è una skill dove può mettere tempo, sicuramente una skill chiave per lui che lo porta da 1.000 a 2.000-3.000. E poi quale altre skill? Scrivetela nei commenti, ce ne sono tante e le sapete tutte. Eric Worre le descrive nel libro GoPro, ne mette 7 in maniera principale, per me sono di più, però lui ne mette 7, semplifica 7, e ce ne sono veramente tante, te ne starai accorgendo. Ma diventa veramente cruciale, determinante, sapere quando imparare quella giusta, perché se metti il tempo nell'imparare una skill sbagliata, il business si ferma o magari va in retromarcia, va indietro, e tu metti tempo e non vedi i risultati, anzi vedi un calo e vai in frustrazione. Non è il sistema che è sbagliato, non è che non funziona, non è tu che non sei bravo abbastanza, è solo che stai investendo tempo per diventare bravo nella skill sbagliata, nell'abilità sbagliata. Perché se fai qualcosa nel networking, quella cosa diventi bravo. I 4 livelli di apprendimento di Maslow parlano chiaro: più fai una cosa, più diventi bravo. L'unico modo per diventare bravo è la ripetizione. E quindi cosa ripeti tutti i giorni? Cosa ripeti? Se sei un livello alto e fai cose da livello basso, il business torna indietro. O se sei un'azienda come la nostra, dove ci sono tante vendite, tanti clienti, rimane stabile. Ma non ti aspettare che il business cresca se tu non cresci nel livello di skill da imparare. Non te l'aspettare. Viceversa, se sei a un livello basso, mantieniti sulle cose basilari, perché c'è gente più brava di te che fa le altre. Portagli la gente davanti. Quindi invita, crea valore, inizia a fare una presentazione. Il prospecting è importantissimo, ok? Quindi riconosci la skill che ti manca e avrai sicuramente una grandissima carriera. Ad ogni livello cambierà, e quindi rimani aperto, rimani studente, rimani col desiderio bruciante non di guadagnare ma di diventare una persona migliore, perché se avrai questo focus qua del continuo e costante miglioramento, sarai predisposto ad imparare una skill, più skill diverse ad ogni livello di carriera. E ti assicuro che vedendone di tutti i colori tutti i giorni, da 4 anni successi, insuccessi, di tutti ne ho visti, c'è tanta gente che non è pronta al livello successivo e che non la raggiungerà mai, perché non è disposto a imparare la skill che serve per arrivare al livello successivo. Non essere te questa persona, mi raccomando, c'è sempre una skill, una che ti porta all'80%. Perché il ventaglio di skill e di abilità da imparare nel network non sono 550, saranno 15, 16. E quindi quant'è il 20% di 16? 2, 3, 3. Quindi 3 skill ti portano tutto il tuo business, se sai fare le 3 principali. Quali sono le 2-3 skill basilari al tuo livello dove devi essere più bravo di me? Perché se sei a un livello basso, certe cose le devi saper far meglio te che me, perché il tuo compito deve essere il tuo focus, il tuo 20%. Qual è il tuo 20%? Mettere le cose giuste nel 20% fa la differenza, perché il network mette in leva un sistema che funziona da solo. Se tu ti disiscrivi dalla tua azienda di network, l'azienda di network cresce lo stesso. Non sei tu che lo fai funzionare, non sei tu. Tu devi solo sfruttarlo, il network va avanti da solo, il sistema va avanti da solo, ma devi saperlo usare in maniera consapevole e devi capire qual è il tuo ruolo, cosa devi fare nel momento del tuo percorso, fino a che arriverà al next level e dovrai imparare sempre cose nuove. Non ti preoccupare, per gli studenti all'ascolto non finisce mai, non finirà mai, a qualsiasi livello devi imparare qualcosa, ma la cosa giusta al momento giusto è determinante. Ciao ragazzi, a domani, o a stasera, o a dopodomani. Sono in tour 4 giorni, Modena, Firenze, Roma, Firenze. Prossimi 4 giorni mi trovate lì, bye bye.